Torna grande richiesta qui a Gradara la nona edizione del The Magic Castle. Dal tramonto fino alla mezzanotte, per 3 giorni consecutivi, questo borgo potrà accogliere adulti e bambini di tutte le età per immergersi davvero in un mondo pieno di fantasia e di magia. Una vera e propria invasione, quella di quest'anno, di creature straordinarie provenienti da altri mondi. L'abbiamo chiamato Invasion perché, come avete visto poco fa, è un'invasione di artisti e arrivano da tutte le parti, dallo spazio, da altri pianeti, arrivano dal passato, dal presente e dal futuro, tutti per regalare emozioni, sorrisi e divertimento. Programma ricchissimo anche quello di quest'anno con ospiti internazionali. Io le chiedo però se c'è una novità rispetto alle edizioni passate e invece una riconferma che non poteva mancare. Beh, la riconferma sono i Saurus e non possono mancare fin quando ci sarò io, ci sarà il Magic Castle, i Saurus, cioè i Closacchi, i draghi, i famosi draghi ci saranno. La novità quest'anno sono pappagalli, prima volta in Italia, struzzi giganti, enelli, un ippopotamo, viziatissima. E quindi la novità è che ci sono tanti, tanti animali itineranti che cercano le persone. I leoni cinesi, che sono una riconferma, come buon auspicio. Questi ci piacciono molto averli. Io faccio fatica perché io tutti gli artisti, anche i figuranti che ho chiamato, a me piacciono tutti e tutti si adoperano per rendere The Magic Castle magic, magico. Grazie davvero alla Proloco e ai tanti volontari che hanno reso possibile di nuovo realizzare questo bellissimo evento dedicato alla magia, all'immaginazione e perché no anche alla pace, e dopo 2 anni difficili di pandemia che sono bloccati in tutti i sensi. Quindi davvero una bellissima emozione essere qua e rivedere tante persone che hanno voglia di divertirsi, stare insieme con questo bellissimo sentimento di amicizia e di fratellanza, tanto più che in questi giorni abbiamo anche l'onore di avere ospiti tra noi uno dei nostri comuni gemellati, che è il comune di Murat Pasha in Antalya, con il vice sindaco Oya Kansu, che ringrazio per essere qua, e quindi ancora più spirito internazionale, non solo gli artisti che vengono da tutto il mondo, ma anche una delegazione di un comune importantissimo della Turchia, uno dei più famosi dal punto di vista turistico, che è qua con noi a condividere tanto gioia e felicità, ma anche progetti per il futuro di cooperazione, soprattutto giovanile.